livello di diplomazia alimentare. Attualmente che cosa sta facendo l'Italia? Ma l'Italia ha una tradizione di diplomazia alimentare. È chiaro che adesso la diplomazia alimentare e la crisi alimentare è al centro di tutto quello che stiamo vivendo per gli effetti della guerra in Ucraina. Ma già da prima, per esempio dopo la pandemia, con la nostra presidenza G20 avevamo messo la sicurezza alimentare al centro dell'azione diplomatica dell'Italia e ancor prima abbiamo una tradizione di cooperazione internazionale con le ONG, ma anche con cooperazione diretta che vede l'Italia impegnata nell'agricoltura in Africa, impegnata nel fornire tecnologie a paesi in via di sviluppo per l'agricoltura, nella lotta ai cambiamenti climatici che con la desertificazione colpiscono l'agricoltura. Quindi abbiamo una grande tradizione e mai come in questo momento è fondamentale. L'incontro che abbiamo avuto in Turchia qualche mese fa tra il presidente Draghi, il presidente turco e il governo italiano, il governo turco, ha portato a un canale preferenziale di lavoro con i turchi per poi anche incoraggiare l'accordo che c'è stato tra Ucraina e Russia per quanto riguarda la sicurezza alimentare e l'export di grano dai porti. Quindi è un lavoro molto intenso, al centro c'è la nostra diplomazia, il nostro corpo diplomatico con la leadership politica dei paesi europei. Giustamente ha nominato l'accordo sul grano che è stato trovato tra Russia, sì, e Ucraina. Qual è l'importanza di questo patto e l'Italia può ancora avere un ruolo di mediatrice? L'Italia lo avrà nel momento in cui è consapevole di lavorare con gli altri paesi europei e con gli alleati come la Turchia, che è un alleato NATO. Da solo nessuno riesce in questo momento a raggiungere l'accordo di pace. Anche la Turchia ha lavorato con le Nazioni Unite per arrivare a quell'accordo sul grano. Quell'accordo è fondamentale perché noi non avevamo un problema di quantità di grano in Europa, ma le aveva il Nord Africa, le aveva il Medio Oriente, dove la carenza di grano non provoca solo un problema come in tutti gli altri paesi già sviluppati legati al prezzo dei generi alimentari. Genera carestie, genera nuovi colpi di Stato, genera possibilmente anche proliferazione di cellule terroristiche, più emigrazione, più povertà. Quindi l'instabilità di zone come il Sahel, il Nord Africa o il Medio Oriente dipendeva da quel grano. Grazie all'accordo ci sono già 160.000 tonnellate di grano che sono uscite dai porti del Mar Nero, dai porti ucraini, ma dobbiamo arrivare a diversi milioni. Su questo la nostra strategia è continuare a supportare le Nazioni Unite, a lavorare in stretto contatto con i turchi, anche rispetto a quello che è il negoziato, i termini del negoziato. Però una cosa deve essere certa, se noi continuiamo a sostenere l'Ucraina, saremo anche in grado di darle la forza di stare a questi tavoli in una condizione dignitosa per ottenere questi accordi. L'Ucraina ha fatto un atto coraggioso con questo accordo perché ha sostanzialmente sottoscritto un accordo per evitare guerre in altri paesi con quello che gli sta facendo la guerra, con Putin e con la Russia, che gli sta uccidendo i bambini e bombardando le case.